Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of New Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo girato per il campo base. Un semplice giro per la zona iniziale del gioco, che però, devo essere sincero, molto carina. Quindi, andiamo di nuovo all'esplorazione e ci dirigiamo nella zona nuova del gioco, la piana con gelo. Se in questa zona non troviamo un Ninetales di Alola, mi offendo. Che poi, onestamente, si può ancora chiamare Ninetales di Alola se non siamo ad Alola? C'è uno Skarmory però, Skarmory è davvero figo come Pokémon, mamma mia. Un Furret! Un Furret! Vieni qui! Io adoro Furret! Vieni qui! Oh. Ui, un Beartic, vieni! Ehi! Ehi! Qui! No, è andato via! Bastardo! Dov'è? Eccolo! Vai a mangiare! Ecco fatto, un Beartic contento! Due Swineb! Bellini loro! Però ne ho coperto uno. Che cacchio, c'è la neve. Ecco qua. Vai, vai a mangiare. Dove, dove? Dov'è? Che cosa? Crystal fiore? Va bene. Volevo colpirlo per vedere se succedeva qualcosa. A proposito di colpire, ti giuro, penso... Ciao! Nascosto là sotto tu, eh? Allora, c'è qualcos'altro? Lo Skarmory. Dov'è? Sicuramente è in cielo. Dove vuoi che sia. C'è qualcos'altro qua? Sembra molto la zona del deserto, ovviamente, con la neve. Però è carina. C'è queste zone qua. Wow, un Mamoswine. Girati. Due Mamoswine. E due Skarmory, tre Mamoswine. Ehi, girati. Girati di qua. Oh, ma che carino, ci sono un trio di Swineb che lo seguono. No, se sono andati. Vabbè, almeno l'abbiamo presi con... Dai, questa è carina. Anche quello Skarmory è bello. Dov'è lo Mamoswine di prima? C'è qualcosa in quella grotta, di sicuro. Di sicuro c'è qualcosa in quella grotta. Madonna mia, questa è vicinissima. Dai, se questa non mi dà almeno 3 stelle mi offendo. No, beh, 3 stelle no, però almeno l'oro mi offendo. Ehi là? C'è qualcuno là dentro? Sì, uno Swineb, femmina tra l'altro, per qualche arcano motivo. Lo sappiamo, anche da questa distanza. Sai che, boh, non so, non saprei quale scegliere. Abbiamo delle belle foto di Mamoswine. Ciao. Ui. Oh, Snorunt. Ma no, è che sono caduti. Ma poveri. Oh, l'insettino di ghiaccio. Non so come si chiama, cavolo. Non mi ricordo come si chiama. Ma guardalo lì nascosto. Bella. Vai a mangiare. No, è scappato. Vabbè, dai, era carina questa. Dite che lo troviamo un Froslass da queste parti? Non mi sorprenderebbe trovarlo, onesto. Quello è un Glalie. Però penso che se lo troviamo, lo troviamo più di sera che di mattina, sai? Crystal fiore. Svegliati. Ehi, sono qui. Girati. Vabbè, io lo fotografo. Ehi, ciao. Giusto per avere una fotografia. Però ho visto qualcosa qua sopra io, eh. Sai cosa? Ci sono... Passami il termine, poche interazioni con l'ambiente circostante. Che bellino. Con l'ambiente circostante. È vero che c'ho il turbo, me lo devo ricordare ogni tanto. So che, vabbè, era il primo giro, ho detto, vabbè dai, non lo sprechiamo neanche. Ci sono poche interazioni con l'ambiente circostante, nel senso, nel primo gioco perlomeno, tipo se tu facevi certe azioni potevi... Guardalo che bellino! Si butta in acqua? No, è arrotolato in acqua! Che bello! Guarda un Piplup. Facevi certe azioni... Ti si sbloccavano certe animazioni uniche. Per esempio, se liberavi... Pikachu da... da quello Zubat nella caverna, poi trovavi Pikachu a...
a cavalcioni di Articuno, che era una fotografia bellissima, anche solo da vedere. Guardalo qua che si è addormentato. Stanno ballando, ma che belli. Vediamo se si sveglia. Vabbè, non si sarà svegliato, ma perlomeno ora c'ha l'occhio aperto. D'accordo, torniamo al campo base. Credo di aver fatto un buon giro. Però, il giro completo sarà quello di notte, ovviamente. 11 Pokémon fotografati. Beh, mi sembrano tutti nuovi a parte Magikarp. Spero almeno qualche diamante, perché qualche bella fotografia ce l'abbiamo. Per esempio, Furret, almeno l'oro ci spero, dai. Almeno oro, questa qui me la devi dare. Perfetto, era un po' lontana. Beartic, argento, non mi dispiacerebbe, però se mi dai l'oro sono contento. Perfetto, argento. Swinub, purtroppo è di spalle, però c'è dietro Mamoswine, magari un argento ce lo becchiamo. Bronzo, peccato. Piplup è un po' lontana, però almeno sta mangiando, è carina. Questa qui, argento. Oggi più basso del solito ai voti. Cabcio è lontano, quindi bronzo. Questa almeno l'ho azzeccata. Mamoswine, purtroppo non ce n'è uno centrato, quindi mi darà almeno argento di sicuro. Ovvio. Oggi voti bassini, Schermoli è lontana, bronzo. Non mi faccio neanche troppe aspettative. Vediamo. Ovvio. Snorunt, dai, almeno questa diamante me la devi dare, cacchio. Questa è diamante. Centrata, vicina, perfetta. Ovvio. Magikarp, va bene, gliel'ho fatta solo per farla. Ovvio. Glalie, bronzo, assolutamente, niente più niente meno. Ovvio. Sfial, almeno oro. Ci arriviamo? Ci arriviamo all'oro? Perfetto, argento. Oggi voti bassi, Saliamo di livello? Perfetto, saliamo di livello. Stai andando alla grande, osserva attentamente tutto ciò che vedi. Ogni dettaglio può fare la differenza, ovvio. A proposito, visto che la ricerca procede speditamente, ho una comunicazione da farti. E credo che ti risulterà molto gradita, ma te ne parlerò quando sarai tornato. Certo, certo, certo. Che spettacolo la neve, eh? Qui a Florio non nevica mai, quindi quei paesaggi innevati sono un fascino raro per me. Sono impaziente di vedere che aspetto assumono con la luce lunare. E se dovessi avvistare il fenomeno lumina in atto, non dimenticare, mano alla ricercamera. Perché dire fai la fotografia suonava troppo banale. Ok, che Pokémon vedremo di notte? Mi aspetto almeno di vedere l'aurora. Se non la vedo mi offendo, davvero. Però non abbiamo davvero visto... un Maitiena. Non abbiamo davvero visto la... guarda quel Piplup... ehi, stronzi, dati via. Guarda quel Furret, sta scappando, poverino. Si è nascosto, bravo. Ehi, tra l'altro quello lì in mezzo era più grande degli altri. Guardalo lì, sta scavando. Che hai trovato? Chissà cosa ha trovato. Ma il Piplup di prima, scappato? Sicuramente, poverino. Eccoli qua, guarda, ma quanti siete? Madonna mia. Guarda quegli Snorunt. Ehi, vai via da lì. Ah sì? Fai l'incazzato con me? Eh? Vuoi fare a botte? Maledetto, vi ho salvati, tranquilli. Ma... che carini. Dai. Ecco, queste sono le interazioni. Ma non c'è il fenomeno lumina. Dobbiamo sperare di vederlo. Io intanto. Magari in sta zona che non succede niente. Ehi, il Furret di prima. Ma che bella quella fotografia. Si è buttato di nuovo nella neve. Ehi, che bello. Oddio, quanto mi piace Furret. Dovete sapere che io, tra l'altro, sul muro ce l'ho stampato un poster di Zoro e un Furret. Guardalo lì. Mamma mia. Quando è uscito quel meme, Dio mio. Un Breviary. Bello, un po' lontano, però bella. Eccolo, eccolo. Ah, un po' troppo lontano. Dove? Dov'è? Quello, un Frosmoth. Dov'è? Eccolo. Crystal Fiore. Vabbè, purtroppo è lontano. Purtroppo è lontano il Frosmoth, però almeno c'è. È un come cacchio si chiama? Un Sand Slash di ghiaccio. Dov'è? Ah, fuck. Vabbè, uno potevo prendere. Un Delibird. Uno potevo prenderle. O prendevo il Sandslash di ghiaccio. Furret di nuovo.
Ma che ti vedo, eh. Che non sei invisibile. Non per me, perlomeno. Avrai sempre un posto nel mio cuore, sappilo. Ma è un Abosno. Chissà se ci sono Pokémon Shiny in questo gioco da fotografare. Chi c'è qui? Ah, il... Ehi, non ti giri? Ah, oh, fuck. Vabbè, non importa. Chissà cosa succede se usiamo il turbo mentre scendiamo su questa discesa. Se andiamo... Ciao, Delibird. Vabbè, l'abbiamo preso prima che fuggisse, dai. Adesso lo inseguo alla massima velocità. C'è qualcosa... due Jinx. Sai che Jinx è un Pokémon particolare da vedere in giro, effettivamente. Anche nei giochi in generale. Che poi chissà cosa stanno facendo. Ah, questa quindi... Ho capito dove siamo. Quindi questo non è il buco dove eravamo prima. Ah no, è un altro. Chissà che stava facendo. Comunque, se non anche nei giochi è un Pokémon particolare da vedere. Sai che mi aspettavo una reazione... Una reazione con la musica? Peccato, ci sono rimasto un po' deluso. I Piplup di prima. E tra l'altro ci sono i Mamoswine che adesso stanno dormendo. E anche l'Abosno. Mi chiedo se l'abbia... guardalo lì che vola. Bello. Allora, non l'ho ancora catturato su Pokémon Spada. Però è davvero fighissimo. E praticamente... Eccolo lì, Vulpix di Alola. E tra l'altro si è tutto ghiacciato qui. Ma che bellissimo. Dai! Che fa? Che fai? Che è successo? Ah, Abosno. Dicevo, che succede? E qua ce ne sono di cose da fare con la... Come si chiama? Ma... Stanno litigando! Stavano litigando i Piplup con i Spial. Guardali, una baby gang. Ah, poverini. Aspetta. Visto che... Ma dai, sta facendo... Si sta scaldando. Nell'acqua termale. Ma che bella questa. Dov'è il... Non era Abosno che volevo prendere, ma volevo prendere il Vulpix di prima, però... Oh, carina. Un po' vuota come zona, sempre più piena comunque del deserto. Sotto quel punto di vista non c'è neanche il minimo dubbio. Molto bella però, mi è piaciuta davvero un sacco. 13 Pokémon fotografati. E ci sarà qualche bella fotografia? Lo spero proprio. Però forse col secondo giro mi dà la sfera, perché probabilmente di notte si attivano. Allora, Maitiena. Vediamo... Maitiena, diamante, oh, pensavo oro. Snorunt, diamante, oro, va benissimo, va benissimo. Mamoswine, dai, questo è diamante per forza. No, dai, era bellissima. Furret, argento, peccato, era bella questa, mi piaceva. Braviary, bronzo, non mi aspetto granché onestamente, però... Beh, poteva andare peggio. Frosmoth... Diamante? No, diamante, argento volevo dire, scusami. Oro, perfetto, bella. Sfial, non si vedrà moltissimo, però è particolare, quindi argento. Poi Delibird, non lo so. Argento? Argento, visto che comunque è al centro. Oro, perfetto. Abosno, dai, è vicinissima. Se non mi dai oro per questa, voglio dire, per cosa me lo dai? Oh, va che bella. Poi Jinx... Argento, niente di spettacolare questa fotografia. Oro, perfetto. Vanilux, non è centratissimo e non è girato, quindi argento questa per forza. Oh, ma tutti gli argento che dico sono oro. Questa no, questa purtroppo bronzo. Questa me l'aspettavo già. Vulpix, bronzo, massimo argento. Vediamo. Infatti, purtroppo era lontana, piccola. Saliamo ovviamente di livello. Perfetto. Livello 2 aumentato. E quindi ci rifacciamo un altro giro. Riproviamo a fare un giro anche di giorno allora. Magari al livello 2 già ci sblocca la strada segreta. Va che bello, orso piccolo e orso grande assieme. Come sono contenti, eh. Bello, uno schermo lì da vicino siamo riusciti a prendere. Ed eccolo lì Froslass. Te l'avevo detto che c'era. Ah, poverina, non volevo disturbarla però, eh. Scusami. Scusami se ti ho lanciato una mela. Ecco, mi ha pure lanciato la neve addosso. Ti stava proprio dicendo, sei stronzo, stavo dormendo. Scranzato. Vediamo se abbiamo avuto fortuna, anche se purtroppo non abbiamo trovato il cristal fiore. Solo che non riesco a capire dove potrebbe nascondersi, cavolo.
Anche se tanto qui non ho neanche giudizio. Questa però è bella. Questa sapevo che era diamante, dai, era perfetta. Skermory, dai, questa almeno oro, che cacchio. Si è un po' sprecato, come al solito, prof. Mammoswen, vabbè, solita, argento. Poi Vivillon. Poteva andare peggio. Snoom, che è nuova però. Bronzo, di sicuro. Vediamo. Ovvio, lontana, non si vedeva. Snorunt è già diamante di per sé, però forse... Ah, pensavo che sarebbe andata peggio, dai. Poi Froslass, questa è nuova ed è carina. Questa almeno un oro me lo devi dare, per forza. Diamante, bravo, bravo. Sfial è uguale a quella di prima, però abbiamo fatto più punti. E qualcun altro? Sì, abbiamo Piplup e anche Vulpix. Questa era molto bella di Piplup, carina. E infine Vulpix, che vabbè. Niente di eccezionale, però almeno è più vicino. Abbiamo preso un oro addirittura. Pensa un po' che culo. Però, maledizioni, fiori, ancora niente. Faccio prima salire di livello che a trovare quel maledettissimo fiore. Oh, un Sandslash, di giorno. E tra l'altro c'era un Cabchu lì vicino. Guardalo lì piccolino. Si è anche girato. È apparso di nuovo, guardalo lì che bello. Ed un altro Cabchu è qua sopra. Ma quindi siete tutti della stessa famiglia, immagino. Oh, è apparso di nuovo. E sta scavando. Ti prego dimmi che mi sblocchi il percorso. Che cosa mi ha sbloccato? Ah, il cristal fiore di prima e... Eccolo qua il secondo percorso. Ma devo... No, a quanto pare ci andiamo a schiantare contro la palla di neve. Perché farla rotolare era troppo, immagino. Eccolo lì, infatti. Grazie di averci aperto il passaggio. Ed eccolo qui. Un piccolissimo Snoom. E non si vede una sega. C'è troppa... Oh, Gesù, c'è troppa neve. Aiuto. C'è troppa neve. Non si vede nulla. Aiuto. C'è un cristal fiore. Vuoi vedere che forse adesso che abbiamo sbloccato il percorso secondario... Non si vede nulla. Dicevo, ora che abbiamo sbloccato il percorso secondario, forse è quello il cristal fiore di cui abbiamo bisogno? Non lo so, però io intanto proseguo la mia traversata perché davvero non si vede un cacchio. Aiuto. Oh, una grotta. Aspetta. Chi c'è qua dietro? Non lo so. Ma è la stessa grotta di prima? Cioè, ah sì, è la stessa grotta, solo che abbiamo fatto il giro più corto per arrivarci. D'accordo, proviamo a vedere se possiamo passare per lo stesso percorso anche di notte ora. A quanto pare il percorso è sbloccato e possiamo anche passare. Ci sarà anche qui... non so come si chiama, Craubominel. O meglio, più che non so come si chiama, non so come si pronunci. Ma com'è contento lui? Però non ha mangiato la mela. Madonna mia, però è enorme. No, dai. No, dai, no. Non svegliare quella Bomasno, dai. Lascialo in pace. Che sta dormendo. Ma che fa casino questo ora. Ok, dai, l'ha lasciato dormire perlomeno. Non si è svegliato. Questo si è svegliato. Ma c'è un Frosmoth sopra l'albero. Dai. Che bellini, Piplup. Mi stavano aspettando per salutarmi. Ho fatto un sacco di fotografie ma non ho trovato il fiore. Il cristal fiore che si trova qui. Eccolo. Spero che basti. Oh, finalmente me l'ha contato, grande. Oh, eccolo qua, il cristal fiore. E con questo, se non mi fai la sfera lumina, Dio mio, te lo spacco in faccia quel fiore. A proposito, ora che abbiamo i dati sul cristal fiore, ho delle notizie da darti. Sì, ovvio. Ho appena terminato di analizzare i nuovi dati sul fenomeno Lumina. Ed eccone il risultato. Questa è la sfera Lumina di Petreo. Ti sarà di certo utile durante le prossime spedizioni. E chissà, potrebbe anche aiutarci a localizzare l'ultimo Pokémon Lumina. Conto su di te. Grazie. Hai ottenuto una nuova sfera Lumina. Quindi ovviamente ci tocca rifarci il giro sparando sfere. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.